Una carrellata su questo museo, che è un museo vivente, parlante, non solo perché l'abbiamo reso interattivo, ma anche perché le macchine recuperate, messe già un po' in disuso, oppure in via d'abbandono, da buttare via, da grandi tipografie, eccetera, sono state recuperate. Chi è che stripella? E restaurate tutte, quindi tutte funzionali. Noi abbiamo la sensazione di assolvere un compito con le scuole. Arrivano da Lugano, arrivano molto da, più che dal nostro territorio, anche da lontano, fin da Senigallia. Cito sempre un episodio di gennaio dell'anno scorso, l'ho anche scritto in quel giornale, che è una scuola dal collinare emiliano, con la neve e il freddo, sono arrivate due classi. Quindi l'interesse di questo museo è quello di rappresentare una pagina di quella cultura che dal 450 in avanti, dall'invenzione dei teatri di Bologna di Gutenberg, ha permesso di stampare, sapete tutte queste cose, sto dicendo così molti forse, di diffondere quella cultura che era riservata agli amanuensi, soprattutto ai frati e ai preti che sapevano leggere. La cultura era quella che era. Quindi noi troveremo legato lì in fondo. Poi la professoressa Bonfiglio, mio braccio destro, responsabile di tutte le guide, e è qui dall'inizio proprio di questo museo, voglio ringraziare questi volontari che mi danno una mano, perché purtroppo sto perdendo tante persone per l'età, eccetera, e che quindi si riduce, e trovare l'età, ho sempre di fare una scuola con questi vecchi tipografi, non sono riuscito a trovare. La vicenda di questo Columbia è interessantissima, poi vi spiegherò a lei tutti i passaggi delle altre cose. È l'unico in Italia restaurato. Ho fatto per il Pulcino Elefante una specie di poesia, nato in America, fatto in Inghilterra, finito col governatorato delle Indie in India, quindi ha fatto le ferie là, quando è finito in Italia è finito, c'erano le fotografie, eccole qui, è finito in una fattoria che raccoglieva i vasi e le cose, calpestato. Siamo venuti a sapere a Brindisi, attorno a Brindisi mi sembra, no? Le Puglie, siamo andati a prenderlo, restaurato, ed è questo gioiello che vedete. Io vi affido alle mani competenti del professor Bonfiglio, che spiegherà un po' la carrellata di questi torchi risorgimentali e di una chicca sul fondo del torchio, questo le pressi, che è questo ovino che ha accennato prima chiesa, che porta le tracce di questo ungherese rimasto in Italia, inventore quasi del corpo zero nel campo della chiesa. Buon ascolto. Dicevo che l'ordine cronologico lascia un po' a desiderare, perché qui abbiamo già delle macchine fondo compositrici che però sono successive ai caratteri mobili che adesso invece andremo a vedere. E questi sono i caratteri mobili. Qui abbiamo i cassetti da tipografo. Abbiamo per esempio il corpus 6. Immaginate voi, con un corpo, con una pagina, o addirittura un libro, con il corpo. E si fa, lo faceva anche io, e sapete che nella serie di lettere hanno delle zone, una sua, una giù, eccetera. E, naturalmente Gutenberg non ha inciso il milione di caratteri che è servito per stampare il libro, ma che cosa fa? Ha inciso, o meglio ancora fatto incidere da un orafo. Lui probabilmente si è sempre detto che era un orafo, ma in realtà adesso si legge che, essendo di famiglia patrizia, probabilmente non si dedicava a lavori manuali, quindi forse se l'è fatto fare. Comunque, ha fatto incidere specularmente su un blocco parallelepipedo di acciaio
le 299 tra lettere, numeri, eccetera, eccetera, che sono serviti per stampare la Bibbia. Sto parlando della Bibbia, ma ci sono altre cose, quindi adesso io mi riferisco a qua. Dopodiché, con quel punzone, ha praticamente battuto quella lettera su un metallo più morbido e quella è diventata la matrice che veniva riempita di piombo fuso, inserito in uno strumento che si chiama conchiglia, che abbiamo là, per poter replicare le caratteri. Quindi ha inventato anche questo metodo per poter replicare, perché ce ne volevano tanti, un cassetto portava circa 8.000 caratteri, non è che non ci devono tutti in uno. No, c'è da dire che Gutenberg non ha mai utilizzato caratteri in legno. I caratteri in legno appartengono addirittura al Novecento. E qua bisognerebbe fare una digressione sulla xilografia per andare a facendo nella sala. L'altezza. L'altezza è ovviamente. Lo standard. Eh sì, però c'erano altezze diverse, poi si sono uniformate. È chiaro che tutto deve essere perfettamente della stessa altezza, altrimenti si stampa quello che emerge e gli altri non si stampano.